Proposta del Movimento 5 Stelle per la chiusura degli esercizi commerciali la domenica del Surreale, in un momento in cui l'Italia deve recuperare rispetto ad una crisi economica che è soprattutto rallentamento, anziché abbassare le tasse, il Movimento 5 Stelle vuole abbassare le saracinesche. Il loro concetto di libertà è dire agli italiani quando lavorare, quando riposare, quando fare la spesa, quando stare in famiglia. Non è il nostro concetto di libertà. Oltre alle esigenze degli esercizi commerciali più strutturati, ci sono anche i bisogni, i timori, le preoccupazioni dei piccoli esercenti, spesso imprese familiari che hanno difficoltà perché non riescono a tenere la domenica un lavoratore. Noi dobbiamo ridurre il cuneo fiscale e flessibilizzare il lavoro per consentire a questi piccoli esercenti di affiancare qualcuno a un costo accettabile. E dobbiamo prevedere, e questo è il senso della nostra proposta, degli incentivi per i piccoli esercenti utilizzando quegli strumenti europei per la micro-piccola impresa che aiutano chi vuole crescere. Il centrodestra è assolutamente unito da un programma di governo che è stato firmato insieme dai leader di centrodestra e votato, validato e fiduciato dal 38% degli italiani. Questo è un impegno che noi abbiamo preso e che non possiamo non mantenere. Purtroppo in questo momento il dossier economico di questo governo sta nelle mani del Movimento 5 Stelle. Oggi vediamo che si è proposta l'aumento dell'IVA, lo temevamo, è stato fatto, l'erosione delle pensioni del ceto medio, l'esclusione e la deportazione dei funzionari del MEF che non danno retta, no decreto Genova, caos Olimpiadi. Un bilancio devastante. Non per noi dell'opposizione, per gli italiani e per il Paese. La posizione della Commissione di Vigilanza sulla base del nostro emendamento è la più equilibrata di tutti i tempi. Noi chiediamo un'audizione del candidato in pectore, che sarà quello che deciderà il CDA, un'audizione in cui il candidato ci indicherà le linee direttive di chi vuole governare la più grande azienda culturale del Paese. E solo sulla base di queste linee noi daremo il nostro parere.